Amici di Caffè Italia, chi vi parla è Luigi Bellanca. Oggi parliamo de Il postino di Neruda, romanzo uscito nel 1985 col titolo Ardiente Paciencia, credo si pronunci così, ripubblicato in seguito con il titolo El cartero de Neruda e tradotto in più di 20 lingue. L'edizione italiana, intitolata appunto Il postino di Neruda, e da questo romanzo venne tratto il film Il postino, interpretato da Massimo Troisi, anche se nel film molte cose vengono modificate, soprattutto il finale. Vorrei leggervi del romanzo il prologo. L'autore è Antonio Scarmeta, e quindi di Antonio Scarmeta vi leggo il prologo del romanzo Il postino di Neruda. A quel tempo io facevo il redattore culturale per un quotidiano minore. La sezione di cui dovevo occuparmi era contrassegnata dall'idea di arte che aveva il nostro direttore, il quale, orgoglioso delle sue amicizie nell'ambiente, mi obbligava a rincorrere e a intervistare esponenti di compagnie di teatro leggero, a recensire libri scritti da ex investigatori, a scrivere articoli riguardanti circhi ambulanti o a fare elogi sperticati ai successi della settimana che avrebbe potuto buttare giù anche il primo che passa. Negli umidi uffici di quella redazione ogni notte agonizzavano le mie illusioni di diventare scrittore. Rimanevo lì fino al mattino, iniziando nuovi romanzi che interrompevo a metà, deluso dal mio talento e dalla mia pigrizia. Altri scrittori della mia età avevano un discreto successo in patria e ricevevano persino premi all'estero, come quelli di Casa de las Americas, di Biblioteca Breves Ex Barral, di Sudamericana o di Primera Plana. L'invidia, più che da stimolo per indurmi un giorno a portare a termine un lavoro, su di me aveva l'effetto di una doccia fredda. In quei giorni, in cui cronologicamente cominciai questa storia, che come si accorgeranno i miei ipotetici lettori inizia in modo entusiasta e termina sotto l'effetto di una profonda depressione, il direttore si accorse che quel mio periodo bohémien aveva pericolosamente accentuato il mio pallore e così decise di farmi fare un servizio in un luogo di mare che mi desse la possibilità di trascorrere una settimana al sole. Vento salmastro, frutti di mare, pesce fresco e magari degli incontri importanti per il mio futuro. Si trattava di dare l'assalto all'isolamento marino di Pablo Neruda e, intervistandolo, di ottenere, per i depravati lettori del nostro fogliaccio, qualcosa come, secondo lo stesso direttore, la geografia erotica del poeta. In parole povere, farlo parlare nel modo più esplicito possibile delle donne che si era portato a letto. Alloggiato in un albergo di Isla Negra, spesato come un principe, automobile noleggiata alla Hertz, la sua Olivetti portatile in prestito, furono i diabolici argomenti con cui il direttore mi convinse a impegnarmi in quell'ignobile incarico. A queste argomentazioni, e con l'idealismo tipico della gioventù, io ne aggiungevo un'altra accarezzando un manoscritto interrotto a pagina 28. Nei pomeriggi avrei scritto la cronaca su Neruda e la notte, con il rumore del mare in sottofondo, avrei portato avanti, fino a terminarlo, il mio romanzo. Non solo, mi proposi qualcosa che divenne un'ossessione e che inoltre mi permise di sentirmi estremamente affine a Mario Jiménez, il mio eroe, ottenere che Neruda facesse un prologo al mio testo. Con un simile prezioso trofeo avrei bussato alla porta dell'Editorial Nascimento e avrei ottenuto ipso facto la pubblicazione del mio libro così dolorosamente in ritardo. Affinché questo prologo non diventi eterno e per evitare false aspettative nei miei remoti lettori, concludo chiarendo fin da subito alcuni punti. Primo, il romanzo che il lettore ha tra le mani non è quello che avrei voluto scrivere a Isla Negra, né nessun altro iniziato in quel periodo, ma un prodotto collaterale del mio fallito assalto giornalistico a Neruda.
Secondo, malgrado alcuni scrittori cileni continuassero ad abbeverarsi alla coppa del successo, tra le altre cose per frasi come queste, mi disse un editore, io rimasi e rimango rigorosamente inedito. Mentre altri sono maestri del racconto lirico in prima persona, del romanzo nel romanzo, del metalinguaggio, della distorsione di tempo e spazio, io ho continuato all'interno delle esagerate metafore tipiche del giornalismo, luoghi comuni raccolti in mezzo al popolo, brillanti aggettivi mal interpretati in Borges e soprattutto legato a quello che un professore di letteratura definì con ribrezzo. Un narratore onnisciente. Terzo e ultimo, la succosa intervista a Neruda che sicuramente il lettore preferirebbe avere tra le mani al posto di questo imminente romanzo che lo incalza a partire dalla prossima pagina e che forse mi avrebbe tirato fuori dal mio anonimato con ben altro titolo, non fu possibile a causa dei principi del Vate e non a causa della mia mancanza di impertinenza. Con un'amabilità che non meritava la bassezza dei miei propositi, mi disse che il suo grande amore era l'attuale sua moglie, Matilda Urrutia, e che non provava né entusiasmo né interesse a resuscitare quel pallido passato, e con un'ironia che si era meritata la mia audacia di chiedergli un prologo per un libro che ancora non esisteva, mi disse, buttandomi fuori di casa, con molto piacere quando l'avrà scritto. Nella speranza di farlo, rimasi a lungo a Isla Negra e per alleviare la fiacca che mi invadeva tutte le notti, i pomeriggi e le mattine di fronte al foglio bianco, decisi di gironzolare attorno alla casa del poeta e, intanto, di gironzolare attorno a quelli che vi gironzolavano. Ed è così che conobbi i personaggi di questo romanzo. So bene che più di un impaziente lettore si starà chiedendo come un povero pazzo come me abbia potuto portare a termine questo libro, per breve che possa essere. Una spiegazione plausibile è che ci misi 14 anni a scriverlo. Se si pensa poi che nello stesso periodo di tempo Vargas Llosa, per esempio, pubblicò Conversazione nella cattedrale, La zia Giulia e lo scribacchino, Pantaleone e le visitatrici e La guerra della fine del mondo, questo è francamente un record del quale non posso inorgoglirmi. Ma vi è anche una spiegazione complementare e di natura sentimentale. Beatriz González, con la quale pranzai più di una volta nei giorni delle sue visite ai tribunali di Santiago, volle che fossi io a raccontare per lei la storia di Mario. «Non importa quanto ci metterai e cosa inventerai». Così, giustificato da lei, feci tutte e due quegli errori.